Contro psoriasi, dermatiti e macchie della pelle, bava di lumaca pura al 100%, un miracolo della natura. Ha tentato di rubare nella notte a Sant'Angelo di Giano il portafoglio di una panettiere di Vidardo, ma è stato accoltellato da quest'ultimo ed ora è ricoverato al maggiore di Lodi. Il panettiere, un 42enne, è stato arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di armi da taglio. Del caso si stanno occupando i carabinieri. Colpo da 100.000 euro in uno studio odontoiatrico di Esine. Nella notte i ladri lo hanno letteralmente svuotato rubando attrezzature mediche e computer. Del caso si stanno occupando i carabinieri. Consegnati questa mattina all'ospedale di Romano di Lombardia i 6 televisori donati dal gruppo volontari in ospedale. Serviranno a rendere meno critica la degenza nel reparto di medicina generale. Madre denuncia il figlio perché trova droga nascosta in casa. È accaduto a Milano. La donna si è rivolta al commissariato di Quartogiaro dopo aver trovato stupefacenti nei barattoli della marmellata. Un uomo di 60 anni, allenatore di calcio, è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Milano per violenza sessuale nei confronti di due dodicenni. L'uomo, messo ai domiciliari, da circa un anno non allenava più la squadra dei ragazzini. Le forze dell'ordine stanno ascoltando anche altri ragazzi. I carabinieri di Tavazzano hanno diffuso le foto dei numerosi gioielli, telefoni cellulari ed altri oggetti di valore trovati sull'auto dei tre ladri bloccati ieri nella cittadina lodigiana. Si spera così di poter risalire ai legittimi proprietari. Sono iniziati in tribunale a Cremona, davanti al procuratore della Repubblica Roberto Martino, i primi interrogatori per le scommesse e gli illeciti che riguardano il tennis, il nuovo filone di indagini dopo il calcio. Due le persone sentite, entrambi hanno respinto le accuse. Presentata questa mattina a Cremona l'edizione 2014 della Settimana della Carità. Sabato al centro pastorale è in programma l'incontro del vescovo con gli operatori della carità, fulcro della settimana, la festa di Santo Mobomo, patrono della città, in calendario giovedì 13 novembre.